Ciao a tutti, oggi parliamo di pellet wagler. Il sole scalda la strato superficiale dell'acqua, i pesci irrimediabilmente salgono proprio a contatto con la superficie. E questo è il momento in cui il pellet wagler dà il meglio di se stesso. Per affrontare questa tecnica molto semplice occorrono due cose principalmente, una canna dedicata e un galleggiante, chiamato galleggiante da pellet wagler, che ci consentirà di veicolare la nostra esca, in questo caso pellet, alla distanza voluta. La montatura per affrontare questa tecnica è veramente semplice. Occorrerà inserire dei gommini, nel nostro caso gli Stopz di Preston Innovation. Stopz perché? Perché praticamente hanno una tenuta sul filo, anche fili di dimensioni piccole, che è impareggiabile. Questo ci consentirà di non perdere l'acqua durante i lanci magari più violenti o le catture in sequenza che andremo ad effettuare. Quindi prendiamo i nostri Stopz, che esistono di due misure, in questo caso utilizziamo la più grande, ne inseriamo uno tramite il sistema per veicolare il gommino sul filo della lenza madre, dopodiché inseriamo una girella con moschettone di tipo rotondo, abbastanza robusta, e poi andiamo a mettere gli altri due Stopz. Sempre con lo stesso sistema. Mettetene uno alla volta, oppure lubrificate un pochino il filo in modo da non strapparlo, soprattutto se usate delle lenze sottili. Abbiamo montato i nostri tre fermi, non ci rimane che costruire un'asola. Io per costruire l'asola ovviamente mi affido allo strumentopolo. Strumentopolo che va molto di moda fra i giovani. Ecco qua, due giri e chiudiamo. Perfetto. Molto bene. Serriamo bene il nodo e andiamo a recidere il filo vicino al nodo. Il filo che abbiamo tolto, che non ci servirà più, non lo abbandoniamo nell'ambiente, ma bensì ce lo mettiamo nel cassetto del nostro panchetto e una volta a casa lo smaltiamo nel modo corretto. A questo punto abbiamo l'asola formata sul terminale della lenza madre, andiamo a prendere i nostri ami per pellet wagler. Personalmente amo utilizzare i KKH perché sono abbastanza robusti, ma nello stesso tempo sono prodotti anche in dimensioni molto ridotte, quindi ci facilitano il compito durante l'azione di pesca, perché non dimentichiamo che anche se cercheremo di creare una frenesia alimentare nello strato superficiale, questi pesci, essendo in un'acqua commerciale, hanno, diciamo, la capacità di riconoscere se il nostro pellet che andiamo a veicolare per alimentare questi pesci è o no inserito su un terminale. Quindi un amo del 16 montato col filo del 15. Eseguiamo il fissaggio asola con asola. Un'altra serie di ami molto importante per questo tipo di pesca è la serie GPM-B. Sempre ami senza ardiglioni, mi raccomando. Anche se magari il lago consente l'utilizzo di ami con ardiglione, in questa tecnica assolutamente non occorrono. Innanzitutto riusciremo a slamare meglio il pesce e in secondo momento avremo anche cura dello stesso, che senza creargli nessun tipo di problema alla bocca. Ora ovviamente dovremo scegliere il tipo di galleggiante. Il galleggiante viene scelto in base al peso e in base alla distanza a cui vorremmo andare a pescare. Quindi in caso di vento saliremo con le grammature. In caso di giornata come oggi, con vento leggero ma non fastidioso, cercheremo di utilizzare il peso più leggero in assoluto, perché soprattutto quando andremo a fare una pesca mista carpe e carassi
allora a quel punto non creare rumore potrebbe essere la soluzione vincente. Per questo motivo i nuovi pellet Wagler di Presto Innovation sono prodotti nelle misure da 2 a 6 grammi. Quindi non dovremo fare altro che magari scegliere il peso di partenza, che potrebbe essere 4 grammi, cioè il peso centrale, perché parte da 2, 3, 4, 5 e 6 grammi. Peso centrale, e poi in caso volessimo allontanarci oppure avvicinarci, andremo a scendere o salire col peso. L'azione di pesca è un'azione dinamica, di precisione e soprattutto ritmica, cioè i tempi vanno dettati rigorosamente per avere una salita dei pesci all'altezza voluta. È chiaro che la fionda, l'utilizzo della fionda e la quantità di pellet veicolati a ogni fiondata dirà ai pesci a che altezza stazionare. Quindi con l'esperienza riusciremo a capire che fiondando più spesso e con meno quantità i pesci tenderanno a salire, mentre se abbiamo bisogno di richiamarli utilizzeremo una fiondata più piena, però con cadenze molto ridotte. Prima di ogni lancio ci si mette in posizione, si carica la fionda, si pastura e dopodiché si va a lanciare all'interno della rosa prodotta dalla nostra fiondata. La mangiata sarà quasi immediata, quando avremo il pesce in frenesia alimentare davanti a noi, altrimenti si tende a effettuare un altro lancio quasi nell'immediato. Un'altra possibilità è quella di effettuare magari qualche pasturazione sempre nello stesso punto, okay, un po' prima dell'altezza del galleggiante. Quindi andremo a fiondare mezzo metro prima del galleggiante, una, due volte, e poi con mezzo giro di manovella portiamo il nostro innesco, il nostro pellet, all'interno della rosata che sta scendendo. È una tecnica che di solito riscuote ottimi risultati quando il pesce è un pochettino un po' più apatico e soprattutto staziona non proprio sotto la superficie, ma a un livello intermedio. Se non abbiamo mangiate, allora non faremo altro che allungare un pochino l'acqua e portarla a circa 1,5 metri per vedere se in profondità
il pesce risponde meglio. L'aumento di profondità ha dato i suoi frutti. Ecco qua, al primo tiro, un bel pesce. Ha aggredito il pellet in discesa. È un sistema, insomma, bisogna, come dicevo prima, bisogna essere dinamici e variare la profondità, la distanza, il ritmo di pasturazione. Questo per capire come magari i pesci preferiscono alimentarsi proprio in quel momento. Le carpe qui sono molto combattive perché il fondo è buono. Poi questo è un periodo che chiaramente i pesci sono bei vivi. Ecco qui, eccola. Bel pesce. È altamente probabile che, se non vediamo mangiate, allungando l'acqua si possono ottenere risultati immediati, vedete? Come questo. Famosa carpa dei laghi di Faldo. Quando le lasciamo, lasciamo ossigenare un attimino e poi le rilasciamo. L'innesco è un altro particolare molto importante nella pesca pellet wagler. La dimensione 4, 6 o 8 in alcune occasioni e soprattutto il colore fanno la differenza. A volte utilizzare i pellet che si usano da pasturazione è l'arma vincente, altre volte invece un pellet colorato, rosso, tipo Bloodworm di Sonobite, può diventare veramente devastante. Una volta che il galleggiante è entrato in acqua, sempre all'interno della rosa o nelle vicinanze della rosa di pasturazione, attendiamo, magari invitando un pochino con mezzo giro di mulinello, in modo da muovere un po' l'esca, perché chiaramente se l'esca sta ferma sarà più difficile che i pesci tendano ad alimentarsi proprio con quella. La canna è una componente importante in questa tecnica, perché chiaramente una buona canna ci consente di poter usare terminali sottili e ami piccoli. Questo nella tecnica in acque commerciali è sicuramente una strategia vincente, soprattutto quando si parla di carassi o carpe non di grosse dimensioni. In questo caso l'Ignition 10 Pellet Wagler è la canna perfetta per affrontare questa distanza, che è una distanza che si aggira intorno ai 15 metri, 15-18 metri, e soprattutto per catturare questo tipo di prede, cioè prede miste, come carassi e carpe. L'azione deve essere un'azione progressiva, abbastanza gentile, che come in questo caso fa sì di poter portare a buon fine anche la cattura di carassi di grosse dimensioni. Che chiaramente rilasciamo immediatamente nel migliore dei modi. Cose. L'innesco prima di essere rilanciato va controllato in modo che sia posizionato al centro l'anellino del pellet e che non ci siano residui che vanno a coprire l'amo oppure sporcano quello che è il nostro pellet.
pesca del carasso può essere molto divertente a pellet wagler, soprattutto in magari competizioni. Un'ottima variante nell'affrontare una battuta di pellet wagler è quella di creare praticamente un punto ben preciso dove andiamo a pasturare costantemente e dove avremo, diciamo, la concentrazione massima di pesce. Però a volte avere anche un'alternativa, che può essere magari una zona pasturata un po' più distante con pellet di dimensione maggiore, ci dà la possibilità di catturare magari saltuariamente qualche pesce di grossa dimensione che sta al di fuori della zona di pasturazione, in modo da avere l'alternativa: quando non mangiano più in una posizione, si va ad affrontare la posizione successiva, continuando a pasturare entrambe, chiaramente. Questo è un bel carasso dorato dei laghi di Faldo. Terza falsa mangiata, segno che il pesce è in zona, ma la profondità a cui stiamo pescando è eccessiva, vedete ancora. Allora che cosa possiamo fare? Possiamo vedere se, togliendo un po' di acqua, magari un 20 centimetri, 25, le mangiate tornano ad essere costanti. È normale che quando praticamente il pesce arriva in zona, la frenesia alimentare tende a far sollevare di più il pesce verso la fiondata. Quindi magari si parte un po' più profondi e poi si solleva l'innesco verso la superficie, fino ad avere delle mangiate costanti. Quando tutto è perfetto, la mangiata è praticamente istantanea, cioè come il galleggiante tocca l'acqua, si distende il terminale, vedete ancora comunque, il galleggiante continua a affondare, ma non abbiamo il riscontro della partenza. Ancora, anche adesso, segno che i pesci girano proprio attorno nella nostra zona di pesca. Quindi andiamo a accorciare ancora l'acqua. Non troppo questo giro, magari 10 centimetri. Ok, controlliamo l'innesco e andiamo a rilanciare nella nostra zona. Quando il pesce è in zona, attenzione a fiondare, perché molte volte è controproducente, magari c'è, cioè, proprio per avere la velocità, o fiondiamo prima oppure proviamo a vedere se c'è un pesce in zona. Se non risponde, un invito, e poi gli diamo una fiondata sul galleggiante. Ecco, in questo modo. Una, 7-8 pellet e due. Ecco qua. E attendiamo un attimino. Se chiaramente non vediamo più il galleggiante che affonda, ma non vediamo neanche mangiate, avremo
tolto troppa acqua, quindi di conseguenza gliela andiamo a ridare la metà dell'ultima uscita, vedete? Ecco fatto. Molto semplice, il principio è proprio questo, bisogna cercare l'altezza a cui si alimentano i pesci, chiaramente mantenendo sempre lo stesso ritmo di fiondata, fiondata, quantità e ritmo. Là, mega carasso, eccole. Se tutto è andato bene, durante l'azione di pesca, nella giornata, in progressione, il pesce tenderà ad avvicinarsi fino ad arrivare a un 14-15 metri dalla nostra postazione, appena fuori da quella che è la zona di pesca a Roubaisien. Se riusciamo a portare con una pasturazione accurata il pesce a quella distanza, avremo la massima soddisfazione nella giornata, perché poi dopo, col susseguirsi delle fiondate, cominciano ad entrare anche carassi più belli, carpe di ogni dimensione. Quindi pensate quando pescate a pelletuagher, pensate sicuramente in maniera semplice per arrivare ad ottenere il maggior risultato consapevolmente con quello che vi accade durante l'azione di pesca.